Ciao a tutti, popolo del tubo, eccoci tornati su Road to Farming Simulator 25 a un mese esatto dall'uscita del gioco, perché 12 ottobre, 12 novembre, ormai ci siamo. Siamo qui sul sito ufficiale ad aggiornare il nostro viaggio verso i mezzi, gli attrezzi che troveremo su Farming Simulator 25. Se vi siete persi i video precedenti, andate a guardarveli, perché questo è un update, un aggiornamento degli altri due video precedenti. Quindi non è che ogni video andiamo a vedere anche i precedenti mezzi, quindi andate a rivedervi anche le due puntate successive. Ve le metto qui, ovviamente, ve le metto qui nel box informativo, così non dovete andarvi ad ammazzare a cercare la roba sul canale. Ve le metto qua e così non perdete tempo e avete tutto sotto mano. Ok, poi prima di cominciare, raga, lo so, sarò noioso per alcuni, ma per me sono cose importantissime e fondamentali. Un bel like, un'iscrizione al canale, attivate la campanellina se potete, se vi va di sostenermi. In descrizione i miei social e la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis aiutando e sostenendo il mio canale. Inoltre vi ricordo che potete abbonarvi a questo canale, ci sono tre livelli di abbonamento, ognuno con differenti cose in cambio. Il livello, quello più grosso, addirittura Popolo del Tubo, vi dà un secondo canale tutto per voi, perché vi dà gameplay, video in più, anteprime, tutte le live ricaricate dell'altra piattaforma, insomma tanta bella robina. E infine, ma non meno importante, il link per acquistare Farming Simulator 25 solo da PC e solo versione digitale dalla mia affiliazione, aiutandomi così a raggiungere la partner oro. Grazie a tutti quelli che hanno comprato e che compreranno dai miei link. Ma adesso, ragazzi, andiamo a vedere oggi l'update, diciamo, dei mezzi del 12 ottobre 2024. E allora iniziamo con Agrifac. In teoria dovrebbe essere completa la scheda Agrifac, perché non c'è scritto coming soon, quindi dovrebbe in teoria essere completa. E qui rispondiamo già ad un dubbio che avevamo avuto ieri. Vi ricordate, ieri nei factsheet abbiamo visto la liked tracks senza l'indicatore del litraggio del serbatoio, e quindi io mi sono detto: ragazzi, ma secondo voi avrà il litraggio questa liked tracks, o liked tracks, chiamatela come vi pare, oppure non ce l'avrà? Perché se non ce l'ha, io ci rimango male. E invece, grazie a Dio, come vedete, pare che sia stata una dimenticanza di Giants nei factsheet, perché qui abbiamo una capacità di 18.500 litri. E quindi iniziamo subito questo vlog tranquillizzando tutti: ci sarà per fortuna il serbatoio in questa nuova raccoglitrice per le barbabietole, meno male. Ci sarà il ritorno di Agrio, che era uno dei brand della Premium, uno dei nuovi brand della Premium del 22. A quanto pare non ci saranno le botti trainate, ma ci sarà solo la Dino 2, quindi questa irroratrice semovente da 285 cavalli, 27-36 metri, 6.600 litri. Quindi a quanto pare dell'Agrio rispetto alla Premium del 22 è sopravvissuta solo la Dino 2. Agrisem, con il ritorno del disco vigne, questo subsoiler da 1,5 metri per vigneti oliveti. Ma attenzione, coming soon, arriverà altra roba. E andiamo al nuovo brand che abbiamo visto ieri sui factsheet, ovvero Amity Tech, con due attrezzi, ma c'è coming soon, attenzione, quindi saranno sicuramente di più gli attrezzi. Abbiamo un defogliatore da 6 metri, 215 cavalli di potenza richiesta, e il raccoglitore con il serbatoio da 6.500 litri da 6,4 metri, 280 cavalli di potenza. Torna ovviamente anche Anderson, quindi torna con il ranghinatore da 9,2 metri a nastro, torna la bio baler per fare le balle di pioppi, torna, vabbè, questo oggettino inutile che è quello che si mette davanti al trattore, torna la fasciatrice
La fasciatrice, se non erro, questa è quella sia per le tonde che per le quadre, se non vado errato, ma non mi ricordo, però dovrebbe essere quella che fascia entrambe. E poi abbiamo Coming Soon, quindi altra roba Anderson in arrivo. Abbiamo la conferma del marchio Ape, non so perché non è vista come Piaggio, ma semplicemente come Ape. Magari i più esperti di voi che conoscono meglio le dinamiche aziendali, eccetera, eccetera, me lo potranno spiegare, ma qui non è come Piaggio, ma è come Ape. Questo è molto strano. Comunque, come avevamo visto, c'è l'Ape 50, ci sarà questa bella Petta 50 da 3 cavalli, 38 km orari su strada, e soprattutto sarà nella categoria Cars and Bikes, perché ci saranno anche le moto, no? Abbiamo visto che ci sarà il brand Aprilia con la moto Aprilia, anche se qui ancora ufficialmente non è stato presentato in questa pagina, ci sarà anche Aprilia, quindi nuova shop category e Ape. Anche la roba della Bednar si è aggiornata, tra cui vediamo anche questa trincia che avevamo visto nel trailer della mappa asiatica. Adesso vediamo proprio che il modello è MM7000, 210 cavalli di potenza richiesta, 7 metri di lavorazione. Vedete che è una trincia. E poi qua, va bene, abbiamo l'erpice a dischi, quello da 18 metri e 4, e qui la seminatrice da 6 metri. Si completa anche la convey hall con questo nastrino per caricare i vostri silos, e anche Dalbo completa praticamente il suo parco attrezzi, più che parco mezzi, perché l'altra volta avevamo visto solo il power chain, questo erpice a dischi, e adesso abbiamo anche il rullo, quello per la cura dei prati, 6,3 metri di lavoro, 250 litri perché probabilmente fertilizzerà anche, ora non ricordo se c'era sul 22 questo, 100 cavalli di potenza richiesta. Raga, io non è che ho la memoria che mi ricordo ogni singolo attrezzo su ogni singolo farming, che comunque Dalbo è completo. La solita seminatrice, anzi piantatrice per gli alberi della Damcon. Deutz Fahr non solo con il 6C, ma vediamo anche che di default ci sarà il serie 7 e il serie 8. Ma attenzione, non è finita, perché c'è Coming Soon, quindi probabilmente arriverà anche il serie 9, la trebbia, quella vecchia, chi lo sa. Einbock con il sarchiatore da 12 metri e Coming Soon, arriverà altra roba. Elo, la raccogli sassi, la Scorpio 550 che ritorna con un Coming Soon, probabilmente saranno le lame. E torna di default l'aereo, questa bellissima raccogli uva che era a pagamento sul 22 e che secondo me è la migliore raccogli uva uscita tra quelle uscite, quindi secondo me come l'aereo non ce n'è. E per tutti quelli che non l'hanno comprata sul 22, quando la giocherete, quando la userete, rimpiangerete il fatto di non averla comprata sul 22, per quanto è comoda, per quanto è carina, per quanto è veloce, per quanto è precisa. Sono contento che torna l'aereo. Torna anche Faresin, ovviamente, con il carro da 24.000 litri trainato e il carro semovente da 26.000 litri. Quindi ecco qua, ragazzi, Faresin che fa il suo ritorno. Farmax con questa vangatrice. Le vangatrici sono tra gli oggetti, diciamo, meno usati, penso, su Farming Simulator 22. E ecco qua, torna con la Rapide o Rapid 450 da 4,5 metri. Si aggiorna anche la pagina Fend con la Katana, la trincia da 650 847 cavalli di potenza, e la pressa quadra squadra 1290, bellissima anche questa ragazzi vi richiederà 275 cavalli di potenza, e Fend è ancora in Coming Soon. Tornano anche i carri per l'uva, ma questa volta sono soltanto due, perché se non erro sul 3 c'era anche quello a tre assi. Qui abbiamo il monoasse da 6.000 litri e quello a due assi da 12.000 litri. Manca il carro quello a tre, ce ne faremo una ragione, insomma. Sembra che non sia in Coming Soon, quindi per me è finito qui tutto quello che riguarda Fuhrmann. E si aggiorna anche la pagina Grim con il ritorno della Ventor, la semovente per raccogliere le patate, poi la piantatrice, quella da 3 metri, la piantatrice da 6 metri, queste ormai ci fanno compagnia da una vita, e poi abbiamo anche il nastrino, però il tutto ancora in Coming Soon.
torna anche la robina dell'Hardy, la botte, il serbatoio aggiuntivo davanti, torna anche la Mercury per i vigneti e frutteti, ma siamo ancora ai Coming Soon, quindi qualcos'altro di Hardy uscirà. Carro per il letame della Hayward, credo che si legga, ma ancora in Coming Soon, quindi oltre a questo carro da 12 metri ne uscirà sicuramente qualcun altro. Olaras con le solite lame, qui ci mostrano quella da 4 metri, ma sicuramente arriveranno anche i pesi, eccetera, eccetera. La Horsch torna con la piantatrice maestro da 6,7 metri con tanto di serbatoio aggiuntivo. Torna la Hannibal di default, anche questo era un mezzo dei DLC del 22, per la precisione della Platinum Expansion, quindi bellissima, soprattutto questa vetaglia di tutto e di più. Della JCB ci sarà solo la pala gommata di default, questa qua, la 435S, e si aggiorna anche la pagina della John Deere, ragazzi, 3650, 6R, 7R, 8R, 9R, 9RX. In più abbiamo direttamente dalla Platinum del 22 l'848L2, poi abbiamo due trebbie meravigliose, la S7 e la X9, le varie lame, e in più abbiamo la bellissima pressa tonda, la C441R, tanta tanta robina, questa poi fascia anche, e poi abbiamo Coming Soon, chissà quanta altra robina marchiata John Deere che deve ancora uscire. Poi tutte le varie lame della Camper che ancora sono in Coming Soon, quindi oltre a queste ne arriveranno sicuramente altre. Piantatrice 15 da 18,2 metri, Coming Soon, quindi arriverà anche altra roba. La roba della Crone, ragazzi, anche qui una marea di cose, dalla Big X alle varie lame, alla falciatrice Big M 450, alle presse, qui vediamo la Big Pack 1290 e la Vari Pack V190, ma siamo ancora in Coming Soon, quindi anche qua di robina ne arriverà. L'Emken con l'aratro Titan 18 da 4,9 metri e la Solitar 12 da 12 metri. Però siamo in Coming Soon, quindi altra roba arriverà. Lizard, oltre al camioncino che è l'Isuzu senza licenza, troviamo di nuovo le due botti per il latte e altra robina. Abbiamo il caricatore per le balle di cotone quadrate e poi abbiamo l'altro caricatore per le balle di cotone, quello più grande per i camion, e poi siamo in Coming Soon. Abbiamo completato anche la pagina della Load King con i vari carri. La pagina Mack Trucks è ancora in Coming Soon e ci fa vedere l'Anthem 6x4 e il Superliner 6x4, ma sicuramente ne arriverà un altro. Massey Ferguson ci presenta la nuova MF 8570 con la lama e il carrellino. Abbiamo visto tutto ieri nel fact sheet, ma insomma ormai lo sapete, Coming Soon e daje. McCormack, anche questo tutti tools insomma per il cotone, né più né meno. Torna Nardi, ma non è Nardi quello degli aratri, ma è Nardi quello che fa i carrellini per le lame, quindi torna con tutti i vari carrellini. New Holland che ci conferma il TK4 a metano, per tutti gli amanti del TK4 a metano, ci conferma la piccola pala caricatrice. Ovviamente vabbè, la CR11 l'avevamo già vista. Tornano le due Broad, quella per le olive e quella per l'uva, e siamo ancora in Coming Soon, per fortuna. Anche la Oxbow si aggiorna, ma secondo me ci sarà un botto di roba della Oxbow. Qui vediamo le raccoglitrici per le tre nuove colture, ma siamo in Coming Soon, quindi aspettiamoci tanta tanta robina. Anche Pottinger piano piano insomma si aggiorna con tutte le varie cose che abbiamo visto già nei precedenti farming. Da notare il Jumbo 8450, bello, mi piace tanto. Silo King si aggiorna con il Trail Headline, l'avevamo già visto nei facci della settimana scorsa, questo super mega carro che porterà fino a 45.000 di razione mista. E Zunhammer che completa con la solita roba che abbiamo visto anche nei precedenti farming, e poi Coming Soon, quindi altri marchi, altri brand, altre robine. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti qual è l'attrezzo che o il mezzo che vi piace di più, che cosa state aspettando ancora come brand che verrà confermato.
o rivelato, insomma, dipende se è nuovo o vecchio. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, lasciate un bel like e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!